Partire. Allora, cosa vi ha spinto a iscrivervi a comunicazione e successo? Okay, qui sono due parole e come vedremo più avanti, ognuno ha la sua, si chiama mappa nella programmazione neurolinguistica, anche questo vedremo che cos'è, cioè il suo modo di interpretare una parola, perché se io dico tavolo, non è che ci voglia molto per... Ma se io dico amicizia, amore, comunicazione, successo, sono parole che qualcuno può suscitare una certa idea, un altro un'altra idea, un altro un'emozione positiva, qualcun altro magari anche un'emozione negativa. E questa si chiama nella programmazione neurolinguistica mappa, ognuno ha la sua mappa. E si dice che la mappa non è il territorio, il territorio è la realtà oggettiva. Noi non vediamo il mondo, vediamo il mondo in realtà come siamo noi, come lo intendiamo noi. Quindi se qualcuno dice comunicazione, io penso una cosa, perché non sono parole proprio esatte e precise, sono concetti un po' astratti, no? Successo uno fa, intende in una maniera, uno lo intende in un'altra. La mappa non è il territorio, quindi la maniera di intendere personalmente una parola non è la realtà oggettiva assoluta. Quindi, ecco. E poi un'altra cosa importante, prima di darvi la parola, perché avevo fatto una domanda, cosa vi ha spinto a... E scrivere la comunicazione successo. Intanto buonasera Massimo, che è l'unico non nuovo. Non lo sento però. Vabbè, poi il microfono di Massimo. Un concetto importante è che non si può non comunicare, cioè qualsiasi cosa facciamo, diciamo, non diciamo, anche se stiamo in silenzio, il modo di essere, il modo di gesticolare, il modo di vestirsi, cioè tutto questo è comunicazione. Quindi è impossibile non comunicare. Qualsiasi cosa faccia o non faccia, io comunico qualcosa. Tutti noi comunichiamo qualcosa, no? Quindi la comunicazione è mettere in comune qualche cosa con uno o più interlocutori, anche non volendo, perché uno vede una persona sconosciuta, la guarda, e bastano, mi pare, pochi, meno di un secondo, pochi millisecondi, io già... Non è che giudico, ma già comunque mi faccio un'idea della persona. Quindi, purtroppo una delle barriere della comunicazione è la nostra tendenza a giudicare l'altro e la seconda a voler subito rispondere, nel caso io entro in comunicazione diretta, cioè io non sto a ascoltare molto, ma sono subito pronto a controbattere. Successo invece, adesso vediamo un po'. Cosa intendete voi per successo? Perché noi partiremo oggi dal successo. Allora, qui anche dicevo prima, anche prima che si collegasse Massimo, l'avevamo già detto anche l'anno scorso, il successo suscita a ognuno, questa è parola, un'idea. Cos'è il successo? Quindi ognuno ha la sua mappa, cioè il suo modo di intendere. Qualcuno pensa che sia qualcosa che è riservato a pochi, qualcosa che è riservato a tanti, qualcuno pensa che sia una cosa buona, qualcun altro pensa che sia una cosa non tanto buona perché magari ci sono dei sotterfugi. A seconda delle proprie esperienze, educazione, emozioni, quindi ognuno dà queste parole un po' ambigue, perché non è, dicevo prima, non è un tavolo o una casa, cioè, già casa anche lì, ci sono modi di intendere in maniera diversa. Successo, allora cosa intendete voi? La prima domanda, vado per ordine, allora facciamo un po' di introduzione per la mia lezione, no? Cosa vi ha spinto a, così rompiamo il ghiaccio, per soprattutto quelli nuovi, praticamente tutti, tranne Massimo, no, ma ci saranno anche cose nuove anche per Massimo, che cosa vi ha spinto a iscrivervi a comunicazione e successo? Perché voi avete percepito soltanto due parole. No, forse avete letto anche un po' il programma, forse, forse. Ma comunque la prima cosa che vi ha spinto sono le due parole, no? Le parole suscitano emozioni, sempre. E come vedremo ancora più avanti, quando vogliamo persuadere in maniera positiva, perché la persuasione può essere anche buona, non solo cattiva, perché qualcuno anche lì si fa un'idea, no? Persuasione vuol dire... Quando vogliamo convincere qualcuno, quando vogliamo, la prima cosa è che le parole suscitano emozioni e bisogna partire dalle emozioni. Prima entra nel cervello delle emozioni e dopo parto alla la parte razionale. Io razionalizzo poi le emozioni che ho provato, in poche parole. Allora, vediamo un po', chi è che vuole dirci perché si è iscritto a comunicazione e successo?
Vediamo che interviene. Comincio Sì, facciamo 5 minuti di brainstorming e poi partiamo con un bellissimo video fatto da me. io. Prego. Sarò brevissima. Sì. È un argomento che mi affascina, insomma, il fatto di comunicare, e io ho abbinato la cosa, no? Comunicazione e successo, l'ho interpretata così, magari un po' sbagliato, nel senso di comunicare con successo, che le persone capiscano cosa voglio comunicare, insomma, ecco, che capiscano come sono e quello che voglio, che sto Quindi comunicando. Elisabetta, diciamo subito anche a tutti, la cosa più importante nella comunicazione è quello che l'altro poi percepisce, come l'altro lo riceve, non tanto quello che io dico o come mi atteggio, Esatto, cercare di è capire. quello che arriva all'altro, che non è la stessa cosa necessariamente. Allora per questo motivo, per farsi capire, molti malintesi creano un sacco di problemi in tutti i livelli, a tutte le parti della vita. Lavoro, relazioni personali, eccetera. E quindi anche per convincere, no? Ci piace la nostra idea, ci siamo molto affezionati e vorremmo che l'altro sia d'accordo. Poi vedremo anche come convincere le persone, come ascoltare le persone. Dialogare non vuol dire necessariamente essere d'accordo. È tutto qua. Allora, Elisabetta, altro da dire? Se no passiamo anche a No, questo diciamo perché, punto. vabbè, io da questo punto di vista forse sono stata sempre un po' presuntuosa, Sì. nel senso, Anche. pensavo di saperlo fare abbastanza bene, anche perché, vabbè, ho venduto, vendo ancora per 35 anni, mi sembrava di, insomma, di essere di saperlo fare. 35 anni mi è sfuggito che cosa? Ha Mobili. Venduto. venduto mobili per Sì, ho un'azienda 35 con i miei anni. fratelli, siamo in sei, abbiamo Ah. un'azienda di gestione familiare di arredamenti Ah, Puglia, ecco, mobili arredamenti sì. Puglia, e quindi il mio lavoro è più o meno sempre stato quello delle vendite. Oh. Anche se però adesso ultimamente i figli crescono e mi dicono: guarda che non sai comunicare come non lo fai così bene con senso di Ok. sapere, e di conseguenza te vediamo qua. Sono proprio così. E quindi la Scarsa. comunicazione nel marketing, allora ne parleremo anche, perché questo è a tutti 360 gradi, parleremo di comunicazione anche personale, però anche per la vendita del market, questo è importante. No, ma quei due corsi lì li ho già fatti, tenuti dalla Ha professoressa fatto. Sguardi, va Ah, bene. ok. Digital marketing e social media marketing, è stata bravissima. E adesso vediamo questo Tutte le regolette, calcoliamo. il cliente dice no, è troppo caro, io non rispondo no. Sì, ha ragione, però a parte che si dice poi caro, costoso, poi anche lì, anche se è soggettivo, anche quello. Allora, qualcun altro vuole intervenire perché ha scelto comunicazione e successo? Non so, Raffaella, Posso Giovanni, io? Ma prego, dico Enzo. qualcosa io, visto che Elisabetta mi ha tirato. Sì? Angela, sì? Prego. Che voleva intervenire? Angela, mi pare, no? Non sento più. Ma vado io, Sì. perché c'è stata una sovrapposizione Ah, e ok. non vorrei. Forza. Mi sentite? Sì. Io sento. La No, ho ascoltiamo. problemi forse di audio, mi Adesso. scusate. L'ascoltiamo, che è Allora, ancora se più che io. sentire. Ascoltiamo proprio. Che è diverso. Poi vedremo la differenza. Vado anche se ho problemi di connessione, spero che mi sentiate. Allora, dunque, io mi occupo di marketing e di comunicazione per lavoro. Quindi diciamo che nel mio lavoro sono orientata, se vogliamo, ad una comunicazione di tipo persuasivo. Anche se io credo fortemente poi nella autenticità della comunicazione, nel senso che dall'altra parte, ecco, credo fortemente, si parla di comunicazione persuasiva, io sono per un marketing e una comunicazione etica che si fonda quindi su comunicazione
sulla base di autenticità. Detto questo, sono un'affamata di tutti i temi che riguardano la comunicazione, mi interessa molto la comunicazione sui nuovi media. E sono profondamente convinta che le abilità di comunicazione possono fare la differenza. Nella mia esperienza professionale ho visto persone mediocri comunicare o affrontare le attività, le loro qualità, che non hanno avuto lo stesso successo. A proposito del successo delle prime. Quindi credo fortissimamente in questa, diciamo, materia della comunicazione e quindi sono aperta ad ascoltare veramente il contributo o gli insegnamenti o i consigli che possono arrivare da più parti. Diciamo, leggo, mi informo. Seguo conferenze, questo è il motivo un po' che mi ha spinto ad iscrivermi a La questo comunicazione, corso. stesso, perfetto, grazie anche. Bene, qualcun altro vuole dire? Insomma, poi iniziamo il nostro corso. Posso? Sì, Posso? certo. Io Sì. sono Allora, a me aperto. interessa la comunicazione essenzialmente, è la prima parola che mi ha colpito. Certo, se la comunicazione non è seguita dal successo, significa che non è andata bene. Però la comunicazione è quella che mi interessa. Io ho fatto l'avvocato per 33 anni per un dipartimento pubblico e ci facevano ogni tanto dei corsi di aggiornamento su questo tema. E quindi volevo, anche se adesso sono in pensione, volevo un po' proseguire il discorso. Mi interessa da quando ero ragazzina, quando a 14 anni, quando ho cominciato la quarta ginnasio e cominciato a comprarmi i libri da me, uno dei primi testi che mi sono comprata era un testo di Desmond Morris sulla gestualità. Quindi questo mi è Etologo, sì. rimasto un po' questo pallino. Quindi abbiamo un auditorio molto culturato, quindi, bravi, complimenti. È una bella sfida. Bene, bene, Altri? Quindi, va bene. Quindi, giustamente, come diceva Elisabetta, sì, la comunicazione ha successo quando? Quando la comunicazione ha successo? Noi parleremo anche del successo in quanto tale, in quando generale. viene recepito il messaggio che si voleva comunicare. Ok, recepito cosa vuol dire? Cioè, che ho convinto, che ho suscitato. In che senso? Cosa vuol dire? Ecco, convincere, significa vincere con, e quindi significa che la comunicazione è avvenuta con successo, no? Se anche l'altra parte si è convinta di quello che io dico, significa vincere in due, Quindi se l'altro non è convinto, vuol dire che la comunicazione è fallito? no? Beh, no, non è proprio così. Era un concetto un po' adattato al mio mestiere, al mio ex Ah, mestiere. per l'avvocato è così, insomma. Per Esatto. l'avvocato sicuramente così, almeno secondo Elisabetta. Ecco, anche qui bisogna vedere. L'avvocato era così, certo, se il messaggio, se l'altra parte non si è convinta, in questo caso se non convincevo il giudice, mi dava torto, ma questo non significa necessariamente che il messaggio non fosse arrivato, forse proprio era quello che c'era dietro, l'operato che io difendevo non era proprio esattamente così a norma, Molto ecco. stimolante I questo. provvedimenti che difendevo magari non erano, Quindi. avevano qualche vizio di legittimità e quindi per questo magari il messaggio è arrivato, ma comunque secondo legge avevo torto. Quindi uno scopo del comunicare è convincere, almeno per Elisabetta. Sì,
si può anche comunicare, ci sono altri motivi, per quale motivo io voglio comunicare. Oppure potrebbe esserci anche una comunicazione che non mi Io volevo era. dire una Sì, cosa. prego. Volevo dire una cosa di base, che però mi piace sottolineare perché non sempre la vedo. Comunicare per farsi capire. Mi capita di imbattermi in testi dove è difficile capire che cosa chi l'ha scritto voleva dire, e stivo dicendo anche qua, come Elisabetta dice, vincere, ma prima ancora di quello vedo ancora a volte dei testi dove veramente è difficile capire cosa chi scrive voleva dire, e quindi questa mi Ok. sembra proprio la Bene, infatti base, no? parleremo anche della comunicazione persuasiva nello scrivere, non soltanto del parlare, perché posso comunicare, ho già detto, scrivendo, parlando, anche nel silenzio. Quindi comunicare per convincere, comunicare per esprimersi, perché noi abbiamo bisogno di esprimerci. Io posso esprimere anche, per esempio, un dissenso, una protesta. E non voglio convincere nessuno, voglio sfogarmi. Ecco, bisogna vedere che cos'è. Quindi comunicare i motivi, quindi vi invito a riflettere, i motivi, quanti motivi ci sono per voler comunicare. Direi che comunicare per noi esseri umani è un bisogno e quindi bisogna vedere che cosa mi spinge a voler comunicare, anche, può essere anche in diversi momenti della vita, anche della giornata. Con chi voglio comunicare e perché voglio comunicare. Bene, qualcun altro invece mi dice adesso, però qui si aprono degli scenari molto profondi. Ma Ecco, Giovanni. vorrei ricordare qualcosa che fa parte della mia esperienza. Ormai sono in pensione, ma durante la mia vita mi sono dovuto occupare di comunicare all'interno, sia attraverso delle circolari, sia attraverso riunioni sindacali o addirittura ai collaboratori, alcune norme di comportamento oppure novità. E quindi comunicazione è una via. Altre volte invece, tipo, non so, colloqui di valutazione oppure riunioni, magari con la direzione, eccetera, colloqui a due vie. Quindi ho trovato una enorme differenza tra l'una e l'altra, tra l'uno e l'altro tipo di comunicazione, per esempio, eccetera. Ok, e quindi lì lo scopo che qual era nel comunicare? Scopo era, nel primo caso, comunicazione a una via, io dovevo, come responsabile dell'organizzazione delle risorse umane, dovevo comunicare delle novità, delle modifiche organizzative oppure nuove norme legislative, magari rivolte a 3.000 o 4.000 o più persone di tutti i livelli, necessariamente una circolare o una lettera andava soppesata nei minimi particolari per evitare appunto incomprensioni oppure elevate disputi da parte del sindacato. Questo è un piccolo esempio. Altre volte invece riunioni con consulenti esterni oppure con altre persone della direzione per definire che cosa fare, eccetera. Questa è comunicazione a due vie, Sì. l'altra ha una via, fa Esatto. così e non mi interessa quello che l'altro Devo recepisce, è una via. fare Ecco, così. questa è una. Bene, comunicazione una via, due vie, poi c'è la comunicazione sincrona e asincrona, cioè diciamo che l'altra persona quando si sente allo stesso livello è più facile comunicare, no? E quindi è una comunicazione che mette sullo stesso piano, no? Per esempio, la comunicazione tra so, insegnante e bambino non è comunicazione sincrona. Io mi devo mettere un po' a
al pari, diciamo che nella PNL si chiama mettersi in rapporto, no? Come la persona che quando parla col bambino si abbassa e dice ciao, come stai? Non è che guarda dall'alto in basso, eh? E il bambino ovviamente si sente più a suo agio ed è una persona che si abbassa anche fisicamente nel parlare, no? E quindi, ecco, quindi una via, due vie, c'è sincrona e asincrona, vuol dire che l'altro si sente, insomma, quella più asincrona che ci viene in mente il mondo del lavoro, quello che è fantozzico, il mega direttore galattico, quella assolutamente asincrona, cioè si sente completamente bloccato perché era in soggezione. Quando io voglio una comunicazione di successo, io faccio sentire bene l'altro, lo faccio sentire a suo agio, lo faccio sentire, insomma, quindi lo metto a proprio agio e creo rapport, no? Io faccio sempre anche l'esempio, anche nel campo, ad esempio, della polizia, ci sono i profiler, no? Quando vogliono cercare di liberare gli ostaggi, catturati tenuti in una banca da un sequestratore. Non gli dicono vieni fuori o ci spariamo, distruggiamo tutto, gli mandano un esperto di comunicazione che cerca di mettersi, non è che è d'accordo col criminale, con quel comportamento, però lo mette a suo agio, oppure quello che cerca di dissuadere l'aspirante suicida sul cornicione, no? Parla in maniera che l'altro, ecco, questo è mettersi in rapport, lo fa sentire vicino. Crea delle emozioni per cui la persona si identifica e poi questo porta anche a convincerla. Ecco, questa è una comunicazione. Quindi uno scopo molto importante della comunicazione è far sentire bene l'altro, no? E questo, tra l'altro, entriamo in un altro campo ancora che vedremo, che è il carisma. Il carisma è l'altro mi convince col suo modo di essere, mi fa sentire bene. Allora, ha delle strategie, di modo di fare che non sono costruite. A volte sono naturali, però il carisma si può anche apprendere, questa è una cosa buona. Cioè, il modo di essere, il modo di comportarsi, sicuramente uno degli elementi che mi fa sentire a mio agio. Mi identifico con quella persona, no? Lo dice anche la parola addirittura che sento insieme, sympatos, simpatico. Cioè, entro in sintonia con la persona, no? In greco. E quindi questa è una cosa. Bene, per quanto riguarda il successo in generale, è molto astratta come parola. Cos'è il successo per voi? Poi iniziamo a vedere il mio video e poi Se le slides. posso intervenire, dico proprio brevemente, io ho avuto interesse a partecipare a questo Sì. corso per curiosità innanzitutto e soprattutto per apprendere nella limite del possibile la comunicazione. Perché un conto è quello che una persona ha intenzione di dire. È un conto, come dicevamo prima, è quello che viene poi recepito da questa persona. Questo vale nel mondo del lavoro, dal quale sono uscita abbastanza recentemente, che Sì. vale appunto con gli amici, con la famiglia, con i figli e quant'altro. Successo in realtà non lo vedo più ovviamente con un obiettivo di realizzazione del mondo del lavoro, bensì come il sentirsi realizzati, ecco, riuscire a aggiungere quel qualcosa che ci fa stare bene, insomma, che non deve essere per forza un Quindi aspetto economico o di, come dire, a livello lavorativo di livello, insomma, quindi è un po' come uno riesce poi a stare con se stesso, insomma. Raffaella, la parola successo, che quale emozione suscita? Ma successo o la realizzazione, sentirsi realizzato in qualche Ok. modo. Se dovessi pensare a una persona, abbinarla a successo, o un colore, una situazione, che cosa farei? A chi lo abbino la parola successo? Senza stare a pensarci troppo. Cioè, un colore potrebbe essere giallo, Il giallo è successo. luce. La persona che abbiniamo a successo?
Più difficile. Successo, successo. Che deriva da far succedere. Quando una persona ha successo? Che è che vuole dire quando una persona ha successo? Quando Quando riesce a fare realizza ciò che Sì? i suoi obiettivi, Steve Jobs, Bezos, Elon Musk. Ok, sono partite tra l'altro da zero, detto per inciso, quindi ok, quindi obiettivi, è vero che ha parlato di obiettivi Giovanni, non di sogni, perché quando si mettono sulla carta delle idee e voglio realizzare qualche cosa, devo parlare di obiettivi, no? C'è questo famoso acronimo in inglese SMART, che vuol dire anche intelligente e furbo. Devono essere specifici, misurabili, accessibili, rilevabili e tempistici. Cioè io dicono, voglio essere felice, quello non è un obiettivo, quella è un'aspirazione umana anche, cioè, ma, voglio perdere 10 kg entro il 31 dicembre 2022, allora quello è un obiettivo. Ok? E quindi realizzare i propri obiettivi, è il successo, quindi Giovanni, sì. E qui abbiamo parlato subito di persone molto famose. Quindi il successo secondo voi è la celebrità? No, non è la celebrità. Si può avere successo senza essere celebri, famosi, eccetera. Quando la persona realizza, non ha realizzato, realizza e continua a realizzare nuovi obiettivi, e che la persona solitamente che chiamiamo di successo si pone sempre nuovi obiettivi, sempre nuove mete, non si accontenta mai, no? Come dice, sono tanti miti, chi non si accontenta, chi si accontenta gola, anche a dire solo io ho scritto un libro, chi non si accontenta gola, il contrario, no? Chi non si accontenta mai. E si pone sempre nuovi obiettivi, la soddisfazione di fare qualche cosa e per gli altri. Queste persone che ha citato Giovanni, tra l'altro, uno degli scopi delle persone a questi livelli, dal quale sono arrivati da un'idea, per esempio, io ho scritto anche articoli per Forbes, i business creati in un garage. E sono partiti da zero, hanno creato un bimbo, molti, molti, non solo Bezos, anche Hewlett Packard, ma anche il nostro ambito italiano, Nerio Alessandri di Technogym e molti altri, Mario Moretti Polegati di Geox. Oggi la loro soddisfazione è continuare a creare qualche cosa per gli altri. Questa è la soddisfazione. Qualcuno potrebbe dire no e fare soldi. I soldi sono soltanto una conseguenza di aver realizzato qualche cosa che è utile per moltissime persone, no? Ecco, sono una conseguenza. Poi vedremo anche le motivazioni, anche parleremo anche di questo. Allora, adesso abbiamo fatto la prima mezz'ora di brainstorming, adesso vediamo un attimino qualche cosa sul successo e poi naturalmente andiamo avanti. Ah, c'è anche la slide che vi presenta i vari, anzi il programma. Allora, presenta ora. Una finestra, vediamo un po'. No, aspetta, nulla. Devo preparare la finestra questo chiudiamo. E eccolo qua. PowerPoint. Dovrebbe esserci. Qua ci siete voi. Presenta ora. Una finestra. E eccola qua. Condivido, possiamo partire, vediamo un po'. Adesso voi state vedendo una schermata di PowerPoint, giusto? Sì. Perfetto. Thank you.
vedendo il video? No, è tutto nero. No, non si vede nulla. Come mai? Allora, vediamo un po' cosa è successo. Allora, dunque, però che ricominciamo da capo allora. Non si vede il video. Proviamo così, vediamo. Adesso? Sì, così sì. Sì, adesso sì. Benissimo. Questo è. Ci siete? Sì. Perfetto. Allora, questa è la presentazione. Avete visto qui la frase di Henri David Thoreau. Gli uomini, gli esseri umani, sono nati per avere successo, non per fallire. Ed ecco alcuni temi che affronteremo. Quindi le basi del successo, successo etico, il potere delle parole, comunicazione errata, persuadere, vincere, convincere, convincere, abbiamo detto prima, comunicazione non verbale, intelligenza emotiva e comunicazione, vedremo cos'è l'intelligenza emotiva, non quella classica, quella emotiva, il rapporto tra talento e fortuna, comunicazione carismatica. Ditemi un po' tra questi temi che sono detti in elenco in questo momento, quale vi suscita più emozione? Dice, ah, questo qui mi intriga, sì, no. Che vuole dircelo. Se doveste sceglierne uno soltanto, quale scegliereste? Di questo. Comunicazione non verbale. Comunicazione non verbale. Anche per me. Altri? Per me. Ah, siete tutti appassionati a fare una... Ma io ho anche il rapporto tra talento e fortuna, mi curiosisce. Particolare, comunicazione verbale, il rapporto tra talento e fortuna, benissimo. Comunicazione non verbale sicuramente. Sì. Ecco. Io anche intelligenza emotiva e comunicazione. Benissimo. Buona notizia che le fa. Anche il potere delle parole. Anche delle parole. Perfetto. Allora tutti. La buona notizia che le faremo tutti. Perfetto, vediamo un po' se riesco a vedere voi e anche l'ospite. Ah sì, così riesco. Voi state vedendo solo il PowerPoint adesso?
anche tutti voi. Così? Ah sì, perché per adesso? Così? Ma io vedo tutto, sia il PowerPoint che tutte le persone. Vabbè. Sotto. Andiamo avanti. Allora, non so se vi piacciono questa frase, però è la mia. Successo il sacro, addirittura il sacro dovere che hai verso la tua dignità. Ok, l'ultimo tre libri sono dedicati appunto a questo tema, dei miei 14 libri, spero che sia qualcosa di positivo. Allora, abbiamo detto prima che il successo non è la celebrità, non è la popolarità, non è la celebrità, anche se una persona di successo è spesso anche popolare. Si può avere molto successo nella vita senza essere famosi, questa è la buona notizia. Il successo, come abbiamo detto prima, anche con Giovanni, il successo è realizzare i propri obiettivi e riuscire in tutto quello che si desidera di più. E mi devo chiedere, veramente ho realizzato finora, perché c'è ancora tempo, ho realizzato veramente tutto quello che volevo, ma ci sono sempre nuovi obiettivi, no? Poi lì c'è la frase di Christopher Morley, c'è un solo successo, essere in grado di trascorrere la propria vita a modo proprio. E la frase in inglese, ma che traduciamo di Maya Angelou, il successo è piacere a se stessi, piacere quello che fai e piacere come lo fai. E allora ci chiediamoci, perché vogliamo il successo? Qualcuno ha già qualche idea? Adesso però vi lascio un po' meno tempo per ripetere perché andiamo anche avanti, no? Perché vogliamo il successo? Allora, qui abbiamo una frase di Carlo Strenger, Economia della celebrità. Riflettiamoci un attimo. La lotta per la gloria non è alimentata principalmente dalla prospettiva di un guadagno materiale. Lì non si va molto lontano, eh? La gloria viene ricercata soprattutto perché in quanto esseri umani vogliamo contare qualcosa. Abbiamo il bisogno, questo è proprio un bisogno, di sentirci importanti, no? Almeno per qualcuno. Vogliamo lasciare un segno e in definitiva essere immortali, addirittura. Questa. Vi piace questa frase di Carlo Strenger? Economia della celebrità? Sappiamo ciò che siamo, ma non quello che potremmo essere. Questo è l'Amleto di Shakespeare, no? E anche questa vera frase che vi propongo di Ben Herbst, il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare. Ci siete? Sì. Quale di queste vi piace di più? Strenger, Shakespeare, Herbst. Nessuna di queste? Shakespeare. Shakespeare? Non ho sentito bene. Epster, questa qui è l'ultima. Perfetto. Benissimo. Vincere non ha nulla a che fare con una medaglia e sapere che dentro di te hai dato tutto ciò che potevi. Successo non vuol dire riflettore, denaro e potere, non per tutti, almeno. Ora riflettiamo un attimo su questa frase, vediamo se vi piace. Qualunque cosa facciate, non fermatevi, non scivolate nell'autocompiacimento, non fate finta che il 50% sia sufficiente nel dare o nel ricevere. La parte più elevata della vostra personalità è in contrapposizione diretta con la vostra zona di comfort. La crescita è un indicatore di vitalità, quindi devono esserci sempre segnali di crescita. La vita può essere una splendida avventura se date una possibilità alla parte più elevata della vostra personalità. Tutti noi abbiamo qualcosa di speciale da offrire, tutti. Il vostro compito è scoprire cos'è e lavorarci sopra con passione, altro elemento importantissimo. Allora non limitatevi a stare a galla. Cosa ne pensate? E vediamo chi indovina chi l'ha detta. Sì. Chi può averla detta una frase del genere? Vi piace questa frase, innanzitutto sì o no? Potete dire anche no, intanto Sì. non ci sente l'autore.
Sì. La zona di comfort è chiaro, per tutti è chiaro che cosa sia. La zona di comfort non è tanto dove sto comodo, è dove io non provo paura per qualche cosa che è sconosciuto. No? La zona di comfort io sono abituato a certe cose e se faccio qualcosa di nuovo mi suscita normalmente un po' di inquietudine. Funzionerà, non funzionerà, cosa succederà? Per avere successo bisogna uscire dalla zona di comfort, cioè provare paura, un pochino almeno, eh? Dipende da che quale obiettivo mi pongo, no? Ed essere pronto anche ai fallimenti senza scoraggiarsi, no? Ci sono persone che hanno tentato decine, centinaia di volte, ad esempio Edison per la lampadina che funzionasse, pare che abbia provato 1000 volte. E ogni volta dicevo, ho scoperto un modo in cui non si fa, non funziona la lampadina. Cioè, noi di solito proviamo una volta o due, poi lasciamo perdere. La crescita è un indicatore di vitalità. Insomma, chi può averla detta questa frase? Vi do due possibilità. Il bambino di destra o il bambino di sinistra? L'ha detta. Li vedete? Sì. Non l'ha detta quando era bambino, eh. No. Che bambino di Diciamo destra? Com'è? quella di sinistra. Esatto. L'ha detto Giorgio Nadali? No, Non so. l'ha detto il No. bambino di destra, molto più biondo lì. Ecco. La frase è bella, poi lui può piacere o non piacere, ma lui ha detto questa bella cosa, Donald Trump. Lao Tzu, quindi mischiamo anche con l'altro argomento religione, vedete? Il fondatore del taoismo, Lao Tzu, disse: chi vince gli altri è forte. Chi vince se stesso è potente. Per trovare il successo bisogna trovare se stessi. Vuol dire mettere da parte invidia e disprezzo per la grandezza degli altri. Quindi una cosa che limita moltissimo la realizzazione, avere una persona di successo è provare invidia. Provare invidia è una delle cose più devastanti, oltre che la tradizione giudeo-cristiana è un vizio capitale, nel momento in cui io invidio non posso avere successo. Il contrario dell'invidia è la stima. Io stimo, voglio essere come te, voglio prendere esempio da te, voglio applicarlo al mio ambito di vita. Questa è una cosa positiva. Nel momento in cui invidio, cioè non vedo, invidia, dice: ah, io penso che non sia giusto quello che tu hai realizzato, gli obiettivi, no? Allora non è giusto che abbiamo citato prima. Jeff Bezos sia l'uomo più ricco del mondo. Perché? Perché non è giusto? Questa è l'invidia, no? E, a parte che non sappiamo, tante volte no, noi non sappiamo cosa ha portato, quanti sacrifici, quante notti insonni una persona in generale, non solo Bezos, prima di arrivare a certi risultati, no? Poi magari farei vedere una foto, visto che l'abbiamo citato prima, lui in un garage, veramente. Un pochino più di capelli che se tutto con un computer brutto che si metteva lì a vendere i suoi libri, ma neanche tanto tempo fa. Quindi se invidi le persone di successo, crei un campo di attrazione di forze negative che ti respinge nel fare le cose che ti servono per avere successo. Se ammiri le persone di successo, crei un campo di attrazione di forze positive che ti attira a diventare sempre più il tipo di persona che vorresti essere. Questa è una frase di Brian Tracy. Potete interrompere, commentare, cioè in qualsiasi momento, se no andiamo avanti. Vuol dire sfruttare le proprie qualità con umiltà, mettendo da parte paura e scetticismo. Vuol dire credere in se stessi. Un vincente è colui che riconosce il suo talento naturale, visto che abbiamo parlato. Talento e fortuna, Raffaele è interessata, no? Lavora sui suoi limiti per tramutare in Sì. abilità. Prego? Sì. Sì, talento e fortuna. Ecco, l'ultimo mio libro è Talento o fortuna? Queste cose qua. Anche c'è questo concetto molto astratto di cosa sia la fortuna. Lavora sui suoi limiti per tramutare in abilità e usa queste abilità per realizzare i suoi obiettivi. Larry Bird, che è un allenatore sportivo molto importante. Adesso io vi chiedo,
arriveremo anche alla comunicazione, ma oggi siamo partiti da questo, no? Dal successo. Faremo un po' uno, un po' l'altro, certo, che ha tutti e due i tipi, secondo quello schemino che avete visto prima. Allora, vi chiedo, quale limite ora io ritengo insuperabile e mi impedisce di essere felice come vorrei, ammesso che sia così? Perché qui io, per esempio, vedete un'altra cosa, la comunicazione. Io già insinuo un'idea, vi svelo un trucchetto, no? E poi voi non ci cascate perché siete in gamba, ma se uno vi dice una cosa del genere, cioè, ma vuol dire, cosa vuol dire? Che non sono felice. Io già insinuo un'idea, questa è una tecnica di PNL, no? Quindi, quale limite ora lo tengo insuperabile che mi impedisci di essere felice come vorrei? Io potrei dire, ma non c'è nessun limite. No, cioè, però io già qui insinuo l'idea che il limite ci sia, non soltanto, è che io metto un po' in crisi la persona che si chiede, ma sono felice come vorrei o no? E questa già è comunicazione persuasiva, un pezzo. Comunque, allora, chi è che vuole rispondere a questa domanda? Molto profonda. Ma a me viene in mente qualcuno che ha detto che chi è felice perché l'ha voluto essere, cioè ha voluto diventarlo. Quindi non si è posto dei limiti. Giovanni, non si è posto dei limiti. Raffaella e Elisabetta, non vedo il video. Vabbè. Allora, vediamo. Ah, ecco, sì, ci siete. Ci sono dei limiti che voi ritenete in super... qui bisogna aprirsi un po' perché comunque sono domande importanti, ma ci servono queste cose. Tanto no. Ci sono dei limiti che ritenete insuperabili e che vi impediscono di essere felici? A parte uno può dire no, non ci sono. Comunque, a questa domanda, adesso non metto le risposte in bocca agli altri, ma a questa domanda, ciascuno di voi come risponde? O può dire no. Se posso dire la mia? Sì. La faccio rivedere, ecco qua. Angela, sì. È un elemento che è venuto fuori prima nelle frasi che hai condiviso, insomma credo di averlo letto da qualche parte, è un qualcosa che può paralizzare molti e paralizza anche me. Ecco. E sono consapevole, ma a volte dura superarlo, no? La paura di fallire è un qualcosa che può essere un limite alla realizzazione. Infatti, brava, infatti una dei più grossi limiti a avere successo è la paura. È un successo in qualsiasi cosa, ma cosa dirà questa persona? Andrà bene l'esame? Piacerò? Potrò fare questo? Tutte queste cose è paura, no? Paura di fallire, che può essere anche naturale, ma per avere successo è necessario superare la paura. Quindi le persone che realizzano, chiamiamo persone di successo, chiamate come volete, superano la paura, sì. Ecco, quindi ci vuole coraggio. E limite insuperabile, la paura, no? Non so, lo giudicate voi. Voi siete felici come vorreste? Quindi qui siamo alle domande profonde. Chiedimi se sono felice. Cioè, questo non l'ho mai visto e adesso mi chiede già se sono felice. Allora, vi siete... Vabbè, se non volete rispondere, comunque rifletteteci un attimo. Siete felice come vorreste? Magari uno non sa neanche... Non è il vostro caso di congenerare. Uno non sa neanche quello che vuole, in realtà. Perché per essere felici io devo sapere quello che voglio e devo realizzarlo. Voglio questo. Ecco, quindi saltiamo un altro mito di quelle frasi. L'erba voglio non esiste neanche nel giardino del re, se non sbaglio. Tutte queste cose che ci dicevano da bambini, no? L'erba voglio esiste nel giardino della persona di successo. Non vorrei, mi piacerebbe, no, voglio questo e farò di tutto per ottenerlo in maniera etica, chiaramente. Sì. Bisogna vedere che cosa voglio, ma non mi arrenderò facilmente. Questo è.
gli obiettivi di solito dovrebbero essere abbastanza alti anche, cioè sfidanti, perché se è una cosa troppo facile, no, non va bene. È come andare in palestra e poi non fare i pesi, non usare le macchine. No, devo sentire la fatica, devo sentire i muscoli che fanno male. Evitare, superare la paura, dire no, io questa cosa la voglio ottenere. E quelle persone lì, insomma, che abbiamo citato prima, anche senza arrivare, hanno fatto così. Hanno fatto così, poi vedremo l'aspetto fortuna dopo un altro, cioè, non tutto oggi perché. Va bene, allora chiedetevi, c'è qualcosa che impedisce di essere felice come vorreste? Cioè, poi, posto che uno sa, io vorrei essere felice in questo modo, perché se uno non sa neanche come vorrebbe essere felice. Beh, allora bisognerebbe fare un po' un altro tipo di riflessione. Limiti insuperabili? Anche il proposito della felicità dipende da che cosa, che valore dà alla parola felicità, che cosa si intende per felicità, perché felicità non vuol dire essere arrivati chissà dove o aver guadagnato chissà cosa, no? La felicità si può raggiungere per piccoli obiettivi, dipende dalla persona quali obiettivi si pone. Il discorso paura invece che si diceva prima, per quanto mi riguarda, la paura può essere associata a un momento che so di malattia, quell'aspetto lì mi crea paura. Per il resto credo che tutto il resto possa veramente essere, magari non facilmente, però superabile, anzi, dà sicuramente linfa, vitalità. Stimoli, no? Nell'affrontare magari delle esperienze, delle situazioni che non conosciamo, perché altrimenti si sta nella famosa comfort zone, ma credo che questo sia un appiattimento della vita, no? In generale. Secondo Raffaella sono molte. Secondo me. Raffaella, giusto? Sì. Sono molte le persone che si accontentano. Ne vedo tante, ne ho viste Una tante, frase di sì. Erbster: il più grande spreco Sì, esatto, dell'umanità è quello che potremmo essere. perfetto, ed è vera questa cosa, sì, è proprio vera. E invece abbiamo citato prima con Giovanni Steve Jobs che diceva: il luogo più ricco non sono le miniere di diamanti, ma sono i propri cimiteri, perché dove ci sono lì tutti i libri che uno avrebbe potuto scrivere, le canzoni che avrebbe potuto fare, tutte le cose che uno, ah, che belli, ma chissà come fa, io non conosco, io non posso, io non ho l'età, tutte queste cose si chiamano convinzioni limitanti, no? Tutte persone che purtroppo non hanno creduto prima di tutto in se stesse, e figuriamoci poi se ci credono gli altri, se non sono io il primo che credo in me stesso, no? No, io non posso scrivere libri, non conosco l'editore, poi chissà cosa succede. Insomma, poi vedremo anche il talento, che cos'è, perché uno ha un determinato talento, l'altro un altro, entriamo nel religioso filosofico anche, no? Perché c'è qualcuno, per chi crede, che distribuisce i talenti in un certo modo, vabbè, su questo non discutiamo, per carità, perché, però. Vedete le religioni e società, che magari non so se voi partecipate anche a religioni e società, sì, Massimo sì, gli altri no. C'è nel Vangelo la parola dei talenti, no? C'è un dovere che è anche un po' in campo economico, sembrerebbe strano, no? Io ho il dovere di fare fruttare i miei talenti, cioè ottenerne un beneficio anche per gli altri anche. E diciamo che il padrone che ha distribuito i talenti nella parabola si arrabbia proprio con quello che l'ha restituito esattamente lo unico talento, e poi c'è il doppio senso, però, perché era anche una moneta a quel tempo, talento, moneta, talento, qualità, e è andato a nasconderlo e l'ha ridato al padrone, e lui si è arrabbiato come una bestia, no? Perché? E perché è andato a nasconderlo? Indovinate un po' perché è andato a nasconderlo? Perché c'è scritto nel Vangelo perché una minima di. Vabbè, te lo suggerì, poi lo potremmo riprendere chi lo fa la religione società. Perché ho avuto paura di te, padrone, perché sei uno che chiede dove gli interessi o oltre quello che è. Ho avuto paura. La paura nasce subito, anche nella Bibbia, adesso non voglio fare l'altro argomento, ma
come Adamo che è andato a nascondersi perché ha avuto paura. la paura, no? Quindi lui non ha fatto fruttare il suo talento perché aveva paura, quello della parabola. Va bene, andiamo un po' avanti. Allora, qualche altra riflessione. Per avere successo occorre essere ottimisti. Bisogna avere sicurezza interiore e fiducia in se stessi. È essenziale amare se stessi. Credere di avere valore è essenziale. Ottimismo e speranza non sono illusioni, ma il modo di tradurre un'aspirazione, un sogno in realtà. Quindi ottimismo non è credere che va tutto bene, ottimismo è credere che io posso realizzare delle cose importanti. E quindi l'ottimismo non è vedere che va tutto bene, no? Ma è la capacità di vedere e creare possibili alternative ai momenti difficili. Quindi adesso io non voglio entrare in campo, ma sì, magari ci entro lo stesso. Siamo ancora in un periodo difficile, no? Ecco, quindi ci sono persone che purtroppo hanno, anche economicamente hanno subito parecchio la pandemia. Ci sono persone che si sono reinventate e altre hanno detto no, io non so farci niente, sono una vittima. Quindi il vittimismo paralizza la inventiva di trovare altre strade per realizzare il mio obiettivo o per raggiungere una felicità, una serenità del quale ho diritto. Quindi abbiamo diritto ad avere successo, abbiamo diritto ad essere felici, ma tante volte, quindi lì dipende, cioè è difficile, dall'educazione, anche un po' dall'intelligenza, insomma, perché ci sono persone che sono partite da condizioni veramente disastrose e sono arrivate a livelli stratosferici. Io ho scritto un articolo per Forbes su questo. C'è gente che veramente viveva sulle panchine o nelle tende, e poi, cioè, Oprah Winfrey, che è una donna, giornalista, è l'unica donna giornalista miliardaria, non esistono giornalisti miliardari, lei arriva da una situazione disastrosa, ma ce ne sono molte altre, ce ne sono molte, c'è un articolo, poi magari lo vedremo, di Forbes. Allora, no, è veramente già tempo scaduto, quindi vediamo questa bella cosa, così vi lascio con qualche cosa di... Il credo ottimista, ecco, pubblicato nel 1912 dal libro intitolato Le tue forze, come usare il famoso credo di Christian Larson. È molto bello, quindi io lo propongo. Allora, prometti a te stesso di essere così forte che nulla può disturbare la pace della tua mente. Di parlare di salute, felicità, prosperità a ogni persona che incontri, di far sì che tutti i tuoi amici sentano che c'è qualcosa di speciale in loro, far sentire bene l'altro, stimolare, eh? Evitare il più possibile la persona negativa, dove è possibile, che sbatte giù, no, ma cosa credi di fare? Di guardare che c'è un lato positivo in ogni cosa e far sì che il tuo ottimismo si concretizzi. Di pensare solo al meglio, di lavorare solo per il meglio e di aspettarti solo il meglio. Di essere altrettanto entusiasta riguardo al successo altrui, così come lo sei nei confronti del tuo. Di dimenticare gli errori del passato, di continuare con le grandi conquiste del futuro. C'è gente che costantemente rimvanga il passato, gli errori, no? Di indossare un'espressione allegra in ogni momento, di donare un sorriso a ogni creatura vivente che incontri. Di impegnare così tanto tempo a migliorare te stesso di non avere tempo di criticare gli altri, anche perché non conosco molto bene tutta la loro storia completa. Di essere troppo grande per preoccuparti, troppo nobile per arrabbiarti, troppo forte per avere paura, eccola lì, e troppo felice per permettere che i problemi si manifestino. Di pensare bene di te stesso, di annunciare questo fatto al mondo, non a grandi parole, ma con grandi fatti, non fatti, grandi fatti, no? Ed è di vivere nella fiducia che il mondo intero è dalla tua parte perché tu, purché tu sia fedele alla tua parte migliore. Eccolo qui. Allora, questo è piaciuto? Sì? Ecco, vediamo, riprendiamo, interrompe presentazione, eccovi qua. Allora, abbiamo fatto qualche riflessione sul successo in generale. Arriveremo chiaramente anche alla comunicazione, perché è comunicazione e successo. Il programma l'abbiamo già visto mezz'ora fa, all'inizio, quindi c'è
Qui è un universo sconfinato. Mi sono trovato due argomenti, questo è il settimo anno per me, ma il secondo in e-learning, cioè in comunicazione online, nei 5 anni in aula. L'anno scorso una lezione, due anzi, in presenza in aula, poi si è bloccato tutto e da allora siamo online e va bene. Quindi ci reinventiamo, cioè, slides, le cose. Vabbè, e quindi sono due argomenti veramente sconfinati. L'altro è, non so, io vi invito a, spero che siate magari anche lì, due parole, e diciamo, oh, questo qui mi interessa. Religioni e società, religioni al plurale, plurale, in generale, qualche cosa che riguarda tutti, nel bene o nel male, no? L'ho detto sempre l'altra volta, anche nel male, no? Se io devo farmi mezz'ora di controllo all'aeroporto perché c'è qualcuno di svitato in nome della sua religione che vuole far saltare l'aereo, ecco, oppure se vedo nel palazzo più statale che esiste in Italia c'è una grandissima croce che hanno lasciato, che potevano togliere ma l'hanno lasciata perché è un simbolo culturale, c'è sulla Torre dei Venti del Palazzo del Quirinale c'è la grande crocifisso, no? Prima era il Palazzo dei Papi, ma da un bel po', no? Dopo però l'hanno lasciata. Quindi religioni e la società, che rapporto ha la religione in generale e le religioni sulla società civile, quindi è qualcosa che credo che riguardi tutti al di là del proprio credo o non credo. Questo è l'argomento che noi facciamo a giovedì alterni, quindi il 21 di ottobre c'è cioè religioni e società, appunto, sempre a stessa ora. E invece noi con Comunicazione e Successo continueremo il 28 di ottobre, quindi cioè tra 2 settimane. Quindi pensateci un attimo, volete essere ancora con me? Il prossimo giovedì abbiamo religioni e società, il rapporto tra le religioni, quindi non è il catechismo e non è la storia delle religioni, ma l'impatto delle religioni e la religione in generale sulla società. E comunicazione e successo, quindi arriverà anche la comunicazione, so che vi interessa moltissimo, arriverà anche la comunicazione non verbale e fortuna e talento, no? Per Raffaele, ma anche per gli altri, no? Ok, quindi ricordare i nomi, ma qui è più facile però online, eh? Cioè, il nome è una delle cose più preziose per la persona, sentirsi chiamare per nome è una cosa molto bella per noi, eh? Una piccola chicca, ma forse la conoscete già, insomma, siete persone esperte, no? Quindi, bene, quindi allora spero di vedervi per religioni e società il 21. Nel caso dovete iscrivervi anche all'altro corso, perché c'è, ecco. E per comunicazione e successo il 28 di ottobre. Bene? Ok, Grazie a tutti e buona grazie, serata, grazie, arrivederci. grazie, arrivederci a tutti. Ciao, Ciao a tutti. arrivederci. Ciao, buonasera.